il parallelismo con la carica dei 101 è divertente. Sì, ma è stato casuale, perché abbiamo trovato 101 persone per caso. E allora spieghiamolo chi sono questi 101 e spieghiamo dove siamo, perché si vedono le bandiere Notav e si pensa alla Valsusa, e invece siamo nel basso Piemonte, lungo il tracciato del Terzo Valico, la linea ferroviaria di alta velocità tra Liguria e Piemonte, una delle più grandi opere pubbliche in costruzione in Italia, che secondo i fautori faciliterà il viaggio delle merci verso l'Europa, ma che si scontra contro di voi, che siete un po' i cugini dei Notav della Valsusa, e contro questa lotta dei 101, ovvero? La lotta dei 101 riguarda questo pezzetto di terreno che si trova proprio in mezzo al tracciato, una striscia di terreno che nel 2012 in 101 militanti, simpatizzanti del movimento Notav, insieme abbiamo acquistato da un contadino qua della zona. Quindi un acquisto collettivo di terra proprio per mettere i bastoni tra le ruote all'opera. Sì, sì. Per rallentare appunto questa procedura degli espropri. Ci state riuscendo? Sì, ci stiamo riuscendo, perché per esempio non hanno mandato tutte le lettere che dovevano mandare, tutte le 101, i 101 avvisi ai proprietari non sono stati mandati regolarmente, c'è un ricorso al TAR in piedi. E ancora oggi, a distanza di un anno e mezzo dal giorno in cui avrebbero dovuto prendere possesso di questo terreno, che era il 19 luglio del 2016, dal nostro punto di vista ci troviamo ad essere ancora proprietari. C'è stato questo piccolo fraintendimento, ci piace dire, loro hanno messo al posto di questa rete verde che si vede un po' di rete arancione loro, e nei giorni scorsi abbiamo ribadito, rimettendo tutto a posto nella giusta direzione, che questa terra rimane di proprietà del movimento Notav Terzo Valico, dei 101 e di tutti coloro che amano e difendono questa terra da anni. Sono 6,50 m per 65, quindi sono circa 178 metri quadrati. Quanto avete speso voi? Abbiamo speso 2.500 euro. Lei quanto ha speso? 25 euro ho speso, quindi un metro e mezzo per simpatizzante, ecco. Siamo circondati dai cantieri, abbiamo tirato via un metro di terra per lasciare la ghiaia, mentre qua invece è ancora tutto intatto. La prima volta ci abbiamo messo i piedi, che era il nostro, la proprietà, era una delle cose più belle che si poteva fare, ecco, per difendere noi, difendere le nostre famiglie, difendere i nostri figli, difendere qualsiasi cosa. Cioè non mi posso alzare al mattino e girarmi dall'altra parte. Qui noi ci lasceremo qualsiasi cosa, anche il nostro sangue, se è possibile, ecco, che lo sappiano questi signori, che non è tutto che si possa comprare, si possa prendere quando e come vogliono loro. Perché la maggior parte degli espropri ormai lungo la linea in Liguria e in Piemonte sono stati fatti. Sono quasi tutti fatti, e quelli che non sono stati fatti li stanno contrattando con tanti denari, ecco. Noi non ci teniamo ai denari, ci teniamo al pezzettino di terra, il mio metro e mezzo di terra ci tengo. I cantieri qua in zona, sulle strade, sono un po' ovunque. Sì, hanno disseminato tutto il basso Piemonte, la Liguria, di piccoli cantieri. In realtà il grosso è fermo, sono al 19-20% dell'opera dopo quasi 6 anni oramai. Come finirà non lo sappiamo. Sappiamo che in qualche modo siamo riusciti a creare una sensibilizzazione su quelli che sono i temi ambientali. Abbiamo costruito comunque un movimento che in Basso Piemonte e in Liguria non si vedeva e forse non si è mai visto. E a chi potrebbe obiettare che di fatto mettete appunto i bastoni tra le ruote al progresso, no? Alle opere pubbliche che da un certo punto di vista servono per lo sviluppo del paese, che cosa rispondete? Per chi ci parla del fatto che la trasportistica, la logistica debba essere implementata, diciamo, ci sono due linee esistenti tra Genova e Milano che sono sottoutilizzate. Basterebbe un milionesimo di quello che viene speso qua per ammodernarle, per renderle accessibili a questo flusso di merci. Lo sviluppo del paese passa per altre opere. Io insegno e credo che lo sviluppo di un paese passi dalla cultura, dagli investimenti sulla scuola, dagli investimenti sulla sanità. Per chi si trova agli ultimi posti di questa società che va in una direzione totalmente sbagliata.